Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di un libro tanto sopravvalutato quanto pomposo nel titolo, ovvero The Miracle Morning di Al Harold. Ho un rapporto di amore e odio con questo libro, così come ho un rapporto di amore e odio con tutto quel filone di crescita personale che collega il successo all'alzarsi molto presto al mattino. Ora vi racconto un po' meglio. In questo libro vi voglio un po' spiegare la struttura del libro, secondo l'autore in cosa consiste il Miracle Morning e vi voglio anche un po' parlare della mia routine mattutina e perché finalmente sono riuscita a trovare il mio equilibrio dopo appunto 2 anni di tentativi. Infatti io ho acquistato questo libro all'inizio del 2018, poco prima di trasferirmi a Lisbona ed è stato il primo libro che ho letto quando sono tornata a Lisbona per il dottorato. E avevo questo obiettivo nel 2018 di riuscirmi ad alzare almeno 3 ore prima di quando avrei iniziato a lavorare per fare cose che ora vedremo. Ci sono riuscita soltanto prendendomela con calma e rendendomi conto che non devo per forza cambiare la mia vita prima delle 8 del mattino, nel senso qua il sottotitolo dice proprio trasforma la tua vita un mattino alla volta prima delle 8. Quindi il suggerimento è di alzarsi alle 5. No, alle 5 no. Mi è capitato però a volte di alzarmi alle 5 e mezzo, di alzarmi prima della sveglia. Il modo in cui sono riuscita a implementare una morning routine, ce la posso fare, una morning routine è stata durante questa quarantena alzarmi ad un orario normale al mattino e implementare le piccole azioni che volevo introdurre piano piano, una cosa per volta, soprattutto fino a costruire una routine ben definita e poi spostarla dal più tardi a un pochino più presto, specialmente adesso che ho ripreso un po' la vita normale, sono tornata a lavorare in laboratorio e in università. Ma entriamo nel vivo del libro, che è interessante. Allora, Al Harold racconta subito di aver avuto un grave incidente, di aver avuto illuminazioni sulla propria esistenza. Ok, tutto molto bello, il problema è che c'è un lunghissimo capitolo dedicato alla mediocrità, che subito ti pompa perché nessuno vuole essere mediocre, aboliamo la mediocrità, il problema è che mediocrità significa anche nella media, non significa negativa necessariamente una cosa negativa. Chiaro, se i nostri obiettivi sono più ambiziosi, lavoreremo di conseguenza per uscire da un circolo di mediocrità che non ce li fa raggiungere, però adesso addirittura collegare il fatto di svegliarsi alle 5 del mattino e fare cose, col fatto di non essere mediocri, boh, mi perplime, e soprattutto il discorso di suggerire una routine uguale per tutti, alla stessa ora per tutti, mi lascia veramente un po' perplessa. Tuttavia, ci sono cose che hanno senso, per esempio all'inizio del libro fa fare quel simpaticissimo esercizio della ruota degli obiettivi, no? Praticamente si disegnano in una ruota degli spicchi con vari cerchi concentrici e fondamentalmente diamo una valutazione dei vari aspetti della nostra vita, quanto siamo soddisfatti. E da lì poi partiamo per costruire gli obiettivi che vogliamo per il nostro Miracle Morning. Per esempio, c'è chi si sveglia prima al mattino per lavorare a qualche progetto parallelo alla propria attività personale, a chi semplicemente non personale, alla propria attività principale. Scusatemi, è mattino, giusto? Quindi sono un po' ancora così. È appunto lavorare, avere l'occasione per ritagliarsi del tempo in più per lavorare a progetti paralleli, oppure semplicemente avere del tempo per se stessi, tipo persone che hanno dei bambini piccoli, effettivamente ritagliarsi del tempo prima che loro si sveglino e che la routine sia completamente fagocitata dalla vita dei propri bambini aiuta ad avere, un piccolo momento per sé, magari per allenarsi, per leggere, per fare cose che di solito non si ha tempo di fare, ecco. Questo vale un po' per tutti.
Per me il discorso è che io al mattino odio correre, io preferisco veramente alzarmi tipo 2 ore prima di uscire di casa piuttosto che stare lì a correre, essere in ritardo e ho la paura di essere in ritardo e quindi fare tutto di fretta, magari mi scordo qualcosa, poi ora che bisogna sempre uscire con la mascherina, tipo il terrore di scordarmi la mascherina, me la metto sempre nello zaino la sera prima, così almeno non devo tornare a casa perché mi è già successo tipo di uscire, magari essere un po' di fretta e realizzare che non avevo la mascherina. No, che incubo! Quindi, vabbè, comunque, al di là di questo, ecco, sì, quindi non mi piace, cioè, questo discorso di associare troppo non soltanto al fatto di svegliarsi presto al mattino, ma c'è cioè, un grosso filone di crescita personale che collega l'avere successo a delle strategie specifiche uguali per tutte. Questo ovviamente non è vero, ognuno ha quello che funziona, no? Cioè, copiare la routine mattutina di Obama per raggiungere il successo che ha Obama in realtà non ha alcun senso perché dobbiamo aggiustare le cose secondo le nostre esigenze, secondo il nostro benessere. Ma tant'è, ci sono degli spunti davvero interessanti nella routine che Al Harrod propone. Lui in particolare propone una serie di azioni, sono sei, che lui chiama i life savers. Savers è un acronimo, in inglese funziona meglio, ma tant'è, ve li descrivo lo stesso perché comunque il libro che ho è la traduzione italiana e diciamo che sono un po' meno intuitivi, l'acronimo è un po' meno intuitivo dei savers, ma tant'è, adesso ci arriviamo. Il primo è S. Come silenzio, quindi suggerisce di introdurre nella nostra routine un po' di meditazione o comunque di respiro, insomma, silenzio, godersi il silenzio del mattino, specialmente chi riesce a svegliarsi alle 5 del mattino, ha molto silenzio da godersi, ecco, quindi apprezzarlo questo silenzio. Poi la come affermazioni, quindi fare delle affermazioni positive, cioè tutta una pratica, filone che, psicologico che spiega il beneficio delle affermazioni positive, dell'affermare cose. Io in questo periodo lo sto sperimentando perché anche una parte degli esercizi nel 5 Minute Journal e farò un video a parte. Comunque, secondo Hal Harrod, praticamente questa pratica delle affermazioni consiste nello scrivere banalmente affermazioni positive su noi stessi, che ne so, io sono molto creativo, io sono pieno di energie, che effettivamente, come vi dirò anche nel video che uscirà successivamente sul 5 Minute Journal, è utile, soprattutto è utile farlo al mattino perché veramente magari ci svegliamo un po' con la luna girata e affermare di essere pieni di energie e pronti ad affrontare la giornata effettivamente può cambiare qualcosa nel nostro mindset. Basta esserne convinti veramente, ecco, dobbiamo affermare cose che per noi hanno un senso. Dopodiché la V come visualizzazione, anche questa altra pratica molto di moda negli ultimi anni nel mondo della crescita personale, effettivamente ha delle basi psicologiche. Le visualizzazioni si possono fare sia in positivo che in negativo, in questo caso Hal Harrod ci suggerisce di farle in positivo, ovviamente. Quindi visualizzare noi stessi nel futuro, magari quando abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo, e fare visualizzazioni complete in cui ci immaginiamo, oltre che noi stessi dal punto di vista visuale, anche usare il più possibile tutti e cinque i sensi, quindi gli odori che sentiamo, cosa sentiamo al tatto, i suoni, quindi fare una visualizzazione che comprenda il più possibile tutti i sensi in modo che sia più coinvolgente per, la nostra mente. Ma anche le visualizzazioni sono una pratica talmente estesa che
È pieno di video, cercateveli. Io non credo che farò un video sulle visualizzazioni, non è una pratica che mi galvanizza particolarmente. Quello che mi piace tanto è che ho sempre fatto, anche nel passato, senza sapere che cosa fosse, è la visual board, che è anche un'altra delle cose nella pratica della visualizzazione che suggerisce al Railroad, ma la suggerisce come opzionale. La visual board è praticamente trasformare in modo visuale i propri obiettivi. Con immagini belle che ci piacciono, magari con delle parole per noi significative, appendercene in un posto che vediamo sempre e che stiano lì, oppure per guidare la nostra visualizzazione, magari persone che non sono troppo immaginative, non lo so, stare lì tot tempo al giorno a guardarsi la propria visual board e viaggiare con la mente. Più o meno è questo, via. Nulla di troppo complicato, in realtà è immaginarsi cose, ma immaginarsele in modo positivo, appunto immaginarsi le sensazioni che proveremo al raggiungimento del nostro obiettivo quando avremo il tanto desiderato successo svegliandoci alle 5 del mattino. Sì, va così. Dopodiché abbiamo la E dei Lifesavers e come esercizio praticamente ci spinge a fare un po' di attività per mettere in moto il nostro corpo. Effettivamente è molto utile farlo al mattino, fare allenamenti veri e propri al mattino. Giusto qualche giorno fa guardavo dei video del professor Ongaro, che è un medico molto competente che fa anche video su YouTube e che io a volte seguo come referenza per capire come fare le cose nel modo giusto dal punto di vista dell'esercizio e della nutrizione. E lui, in un video in cui proprio parla del momento ideale per allenarsi, spiega che allenarsi al mattino in realtà non è l'ideale perché il nostro corpo produce più cortisolo, che è l'ormone dello stress, per cui potrebbe risultare troppo pesante l'allenamento al mattino e quindi lui in realtà suggerisce di farlo nelle ore centrali quando possibile, ma comunque ci fa anche notare che il nostro corpo si adatta molto bene, quindi se tipo voi avete l'obiettivo di allenarvi e l'unico momento che avete è veramente al mattino, allora fatelo, cioè il vostro corpo si adatterà e le vostre performance miglioreranno col tempo nello stesso modo. Se invece ci si allena già in palestra o si fanno altri tipi di attività, allora può essere utile fare stretching, fare un po' di yoga, o anche due esercizi a corpo libero così a caso, giusto proprio per rimettere in moto il corpo, svegliarsi davvero. Poi la R dei Lifesavers è R come ricerca, sì, che in realtà in inglese sarebbe reading, perché fondamentalmente consiglia di leggere possibilmente testi di crescita personale, saggi, non narrativa. Ecco, la narrativa, di solito è meglio lasciarla per la sera e la mattina magari concentrarsi su libri più complicati, visto che il nostro cervello è più fresco e soprattutto perché almeno partiamo già nella nostra giornata con qualcosa di positivo, cioè di solito se leggiamo un qualsiasi libro di crescita personale o un saggio, magari ci sono dei suggerimenti pratici, delle cose che proprio possiamo imparare e quindi già la nostra mente parte attiva, insomma, questa sarebbe l'idea. Ma anche perché, per esempio, tanti di noi hanno come obiettivo di leggere di più, però cosa significa questo leggere di più? Significa arrivare poi a dire, ah, ma non ce la faccio, perché la mia giornata è troppo piena, per esempio. Ecco, ritagliarsi uno spazio al mattino per leggere, perché non si riesce a farlo in tutti gli altri momenti della giornata, perché si è davvero troppo occupati e non ci si riesce poi a concentrare magari la sera, può essere un'ottima idea, anche solo leggere boh, 2 pagine al giorno già fa fare progressi immensi. Penso che prossimamente farò un libro, sì, un libro, magari un video su come leggere più libri in generale, come leggere di più.
Ma nel frattempo volevo dirvi che ho anche un account di Goodreads, che è, se non lo conoscete, un bellissimo social network solo dedicato ai libri. Quindi, se volete, cercatemi. Molto originalmente sono Carlotta Micale anche su Goodreads. Vi lascio comunque il link in descrizione insieme a tutti i miei altri social, eccetera, eccetera. Va bene. Finito il momento pubblicità, l'ultimo lifesaver è S come scrittura. Quindi, vabbè, lui suggerisce un diario, dà dei suggerimenti su scri come scrivere efficacemente un diario e varie cose. Quello che potete fare è o seguire dei template, tipo io che adesso sto facendo sto 5 minute journal per tot settimane per poi riportarvi la mia esperienza, oppure scrivere a ruota libera, oppure fare le morning pages se sapete cosa sono, se non lo sapete prossimamente arriverà un video, quindi non vi preoccupate. Ma insomma, scrivere per se stessi. E queste quindi sono le serie di azioni che Hal Herod ci suggerisce per avere una miracle morning e arrivare al successo. Dopodiché, ora, siamo tutti consci del fatto che svegliarsi presto al mattino è faticoso e soprattutto nel caso della Miracle Morning Community è suggerito lo svegliarsi alle 5 del mattino. Pertanto, ci sono alcuni suggerimenti che vengono proposti su come essere in grado effettivamente di alzarsi al mattino, di non rimandare la sveglia, eccetera. E questi suggerimenti in realtà partono dalla sera prima. Quindi, praticamente iniziare intanto con una shutdown routine serale per rilassarci e per sapere che dormiremo. E poi anche lì le affermazioni, anche se è tardi, anche se abbiamo paura che non dormiremo abbastanza, eccetera, eccetera, affermare prima di addormentarci che sarà una notte rigenerante, saremo pieni di energie e dormiremo perfettamente. Questo ci aiuterà a tranquillizzarci, a effettivamente dormire, eccetera. Un'altra cosa che aiuta molto e che sperimento in prima persona anche io, il fatto di farsi una to-do list per il mattino, cioè nel senso scriversi proprio la serie di azioni che abbiamo intenzione di fare, magari anche entro che ora farla se abbiamo degli orari non flessibili per andare a lavoro o per continuare il resto della nostra giornata. Ecco, è già andare a dormire sapendo che è tutto programmato. Eviterà di farci rimandare la sveglia al mattino quando suonerà, ecco. Poi suggerisce anche alcuni passi su alcune cose molto banali e molto già sentite dire, ma tant'è, implementarne magari anche solo uno o due, per esempio, a me ha aiutato tanto. E questi cinque passi sono va bene, il primo era stabilire le intenzioni prima di andare a letto, quindi appunto il discorso della to-do list, sapere che dormiremo bene e sapere che ci sveglieremo e avere già un programma di quello che faremo. Il secondo passo è spostare la sveglia, ovvero banalmente metterla lontano da noi, in modo da doverci alzare per spegnerla. In realtà con me questo non funziona perché io a volte la sveglia proprio non la sento, per cui non mi cambia assolutamente niente che stia accanto a me o che stia a 2 metri di distanza. Inoltre, camera mia, la camera dove dormo, in questa nuova casa è veramente minuscola, quindi tipo posso spostarla dove voglio, ma lo sforzo mi La sveglia intendo, ma lo sforzo per andarla a spegnere sarebbe minimo e comunque visto che a me la sveglia in realtà non disturba poi così tanto, in realtà potrei lasciarla suonare all'infinito e mi succede a volte. Quindi il terzo passo, lavarsi i denti appena ci si alza, per avere l'obiettivo di lavarsi i denti. A me non piace tanto lavarmi i denti subito, sono troppo pigra. Quello che faccio però è sciacquarmi la faccia con l'acqua fredda, quello funziona, discretamente. Quarto passo, bere un bicchiere d'acqua. Io questa cosa qui la faccio appena mi sveglio, immediatamente c'ho sempre la bottiglia sul comodino, appena mi alzo bevo, tipo nel corso della mattinata intera, poi bevo almeno tipo mezzo litro d'acqua, ma perché boh, bevo un sacco nella vita. Fa bene bere, bevete, bevete e soprattutto bevete appena vi svegliate, perché quando vi svegliate dopo 8 ore di sonno, comunque tante ore di sonno, siete disidratati e essere disidratati porta a essere decompensati.
concentrati, stanchi, quindi vedrete che vi rivitalizzerete immediatamente dopo un bel bicchiere d'acqua fresco. E questa cosa funziona anche tipo mentre state lavorando, magari siete molto nel flow e vi rendete conto che a un certo punto perdete la concentrazione. Ecco, avere sempre una bottiglia sul tavolo e bere di tanto in tanto evita appunto questo effetto di spostatezza, non ce la farò mai, di spossatezza dato dalla leggera disidratazione che deriva dal non bere per alcune ore, insomma. Tant'è. L'ultimo passo è indossare la tenuta d'allenamento. Qua suggerisce o di andarci direttamente a dormire, cosa che io sconsiglio, evviva il pigiama e evviva a dormire nudi, oppure metterla appena ci si alza, insomma, a gusto personale, secondo me, ora voglio dire. Io penso che questi consigli non siano necessariamente validi per tutti, infatti adesso, dopo avervi spiegato un po' del libro, le mie perplessità, eccetera, tra l'altro un'altra cosa che volevo dirvi, sempre a tema svegliarsi presto, Tim Ferriss, lo stesso del 5 Minute Journal e della Pomodoro Technique, eccetera, eccetera, c'ha anche il 5 AM Club, ovvero gente che si sveglia alle 5 del mattino e sempre fa cose. Non ho letto abbastanza cose di Tim Ferriss, non ho letto quel testo nello specifico, quindi non so compararvelo, non so recensirvelo, non so dirvi nulla. Se siete interessati però di più all'argomento posso approfondirlo. Io in realtà mi sento a posto così, come approfondimenti al riguardo della routine mattutina. Ma ora volevo un po' raccontarvi la mia esperienza fondamentalmente con la Miracle Morning. Mi sentivo frustratissima dal fatto di non riuscire ad alzarmi presto, intanto così tanto presto, non ci riesco, non ci riuscivo soprattutto nel passato, ora già meglio. E questo mi lasciava un enorme senso di frustrazione, mi sentivo sbagliata io. Piano piano mi sono messa ad indagare sulle cause, sul perché non riuscissi ad alzarmi così presto, anche perché io in realtà per tutta la mia vita, prima che mi trasferissi a Lisbona, ero molto mattiniera, ma senza farla apposta e senza avere una routine mattutina ben specifica, era solo come funzionavo e poi si è sfasato qualcosa. È iniziato a sfasarsi qualcosa negli anni dell'università. Io penso che dipenda dal fatto che le lezioni iniziavano più tardi, che ero veramente libera, non dovevo giustificare i ritardi e quindi già. Però anche nell'università riuscivo comunque a mantenere una cosa abbastanza costante e a non rimanere a letto ore e ore, cosa che a Lisbona mi è successo effettivamente, mi ha portato immensa frustrazione. Riflettendo, mi sono resa conto che stavo riflettendo in particolare sulla mia idea di successo personale, cosa significhi per me successo, e mi sono resa conto che per me l'essere obbligati a svegliarsi presto, presto la mattina, non corrisponde con la mia idea personale di successo. Perché? Perché, per esempio, i miei genitori si sono sempre svegliati prestissimo, tutti i giorni alle 5 del mattino, per andare a lavorare. Mia madre, in particolare, ha fatto un lavoro molto duro, lavorava al mercato e quindi per lei era necessario, indispensabile svegliarsi alle 5 del mattino e essere fuori di casa alle 5 e mezzo. E lei era sempre molto stanca, molto affaticata, a parte che, vabbè, il lavoro al mercato è veramente faticoso proprio dal punto di vista fisico. E quindi io crescendo, vedendo mia madre e gli effetti negativi di fatto sulla sua salute, sul suo stato d'animo, dello svegliarsi, dell'essere proprio obbligata a svegliarsi così presto tutte le mattine, diciamo che ho sviluppato questa idea che il successo significa per me ovviamente, alzarmi al mattino quando mi pare, non essere obbligata a svegliarmi così tanto presto per andare a lavorare. Quindi la conseguenza qual è? Fare un lavoro che mi permetta di essere flessibile e di scegliere io quando lavorare e non essere necessariamente obbligata a essere al lavoro alle 6 del mattino. Ecco. Il problema qual è? Il problema è che poi io mi sono resa conto che in realtà volevo ritagliarmi questo più tempo per me e non ci riuscivo, non ci riuscivo. Quindi, come vi anticipavo prima, l'approccio che ho usato dopo 2 anni veramente di tentativi falliti è stato crearmi
passo dopo passo, azione dopo azione, una piccola routine mattutina, una piccola serie di azioni che faccio tutte le mattine, senza però necessariamente doverle fare per forza alle 5. Io in quarantena non mi alzavo tardissimo al mattino, ma mi alzavo ad un orario normale, tipo alle 8, ecco. Convincersi del fatto che si possa spostare la propria morning routine non necessariamente alle 5 del mattino, ma che possa essere anche più tardi, mi ha completamente proprio acceso l'interruttore. Dopodiché, quando ora sono tipo 3-4 settimane che ho iniziato di nuovo a lavorare in laboratorio, e quindi ho spostato abbastanza prima quella che era la mia morning routine da quarantena. In realtà avevo già iniziato a spostarla un po' prima, insomma, ho cercato di fare gradualmente questa cosa e adesso più o meno sempre riesco ad alzarmi alle 6 del mattino. A volte mi capita di svegliarmi prima della sveglia, quindi 5, 5 e mezzo, ma non è una cosa che mi piace tanto, però quello che mi ha aiutato è il fatto di, anche se mi sveglio ed è mezz'ora prima della sveglia, alzarmi, non stare lì ad aspettare che suoni la sveglia, perché poi io ho una capacità di riaddormentarmi veramente incredibile e di riaddormentarmi pesantemente, proprio che non sento sveglie e niente. Per cui capire questo meccanismo e alzarmi mi ha veramente fatto andare senza bloccarmi più, ecco. Quello che faccio io a mattino è molto semplice. Mi sveglio, spengo la sveglia, alzo la tapparella per vedere l'alba, apro la finestra per far prendere aria a tutto quanto e bevo. Bevo, poi mi sposto al preparare la colazione. Preparo colazione, mentre faccio colazione scrivo il 5 minute journal, che non so se continuerò, ma comunque voglio tenere nella mia routine un piccolo spazio per scrivere qualcosa, per fare, insomma, per scrivere appunto. Poi leggo qualche pagina, dipende anche da quanto tempo ho, da quanto tempo voglio dedicargli, se ho un obiettivo tipo finire un libro entro tot tempo, quindi la quantità di lettura è variabile. E poi dopo questo momento di lettura, vabbè, controllo le mail, faccio magari piccole cose urgenti al computer, ma in generale cerco di non usare né il computer né il cellulare per tutta la mattina finché non esco di casa proprio. Se esco di casa, perché a volte magari la mattina la tengo per lavorare a casa e poi vado in laboratorio il pomeriggio, dipende un pochettino, insomma. E poi cos'altro? Ecco, sì, un po' di movimento. Per esempio, poco fa ho fatto stamattina ho fatto Pilates, oppure faccio yoga, o banalmente un po' di stretching. C'è da dire che adesso, in questa settimana, anche qua in Portogallo, hanno ricominciato ad aprire le palestre. Per cui, mentre in quarantena proprio mi allenavo a quest'ora, eccetera, proprio con l'allenamento serio e tutto quanto, adesso faccio proprio un movimento solo per muovermi o solo per mantenere regolare la mia pratica di yoga, e poi vado ad allenarmi in palestra. Insomma, dipende un pochettino anche da come mi gira in realtà, perché ci sono mattine in cui mi sento particolarmente stanca e magari faccio davvero solo un po' di stretching, o mattine in cui, per esempio, sposto questo discorso dell'esercizio andando a camminare, o intenzionalmente o perché magari voglio arrivare in laboratorio particolarmente presto, e quindi ci vado a piedi, ci metto circa 20 minuti ad arrivare alla mia università da casa mia a piedi, comunque tutto in salita, per cui i miei glutei sono felicissimi e niente, a volte sostituisco. Quindi niente, alla fine l'ho tenuta semplice la mia routine, non me ne faccio un dramma se a volte capita di non riuscire a fare qualcosa, se a volte mi alzo un cicinino in ritardo e quindi salto qualche step, cioè l'importante è darsi flessibilità, l'importante è iniziare, l'importante è non rimanere frustrati e soprattutto cercare di andare dentro le cause del perché non riusciamo ad alzarci presto, non riusciamo ad alzarci banalmente appena suona la sveglia, indipendentemente da quanto, da che ora sia, quanto presto sia, ecco. Nel mio caso era appunto questo bias di considerare l'alzarsi troppo presto non come un indicatore di successo.
Allora, adesso io non so come la mia percezione di successo sia cambiata riguardo a questo discorso dell'alzarsi presto, assolutamente non ne ho idea, non ci ho riflettuto e penso che non lo farò. Quello che so è che sto riuscendo a fare molte più cose nella mia vita, questo è vero, perché leggo di più, riesco a inserire attività secondarie, tipo stamattina sto facendo il video invece di magari togliere tempo al pomeriggio per farlo. Vabbè, oggi è anche festa in Portogallo in realtà, quindi però mi dà poi veramente la sensazione di aver concluso tantissime cose prima delle 8 del mattino, come dice il sottotitolo di The Miracle Morning. Ma poi il fatto di, per esempio, un pezzo della mattina lo dedico alla mia routine, il resto della mattina lo dedico al lavoro, nel laboratorio, torno a casa per pranzo e ho già una sensazione veramente tanto grande di accomplishment, di aver realizzato cose nella mia vita, nella mia giornata, sapere di essere stata produttiva e infine è solo l'ora di pranzo, cioè c'è ancora un pomeriggio intero in cui, ok, devo aggiustare un po' questa cosa perché a volte mi sento veramente un po' troppo autorizzata a impigrirmi al pomeriggio, quindi devo ancora trovare un reale equilibrio in tutta la mia giornata. Però, insomma, cioè, già è ben soddisfacente essere arrivati all'ora di pranzo e sapere di aver già concluso tanto e di avere ancora davvero metà della giornata davanti per fare altrettante cose. Infatti, cioè, il mio concetto di giornata è proprio cambiato da quando sto riuscendo appunto a implementare questa routine senza nemmeno svegliarmi tipo prestissimo, perché poi la stessa cosa funziona anche alzandosi alle 7. L'importante secondo me è avere tempo sufficiente tra il momento in cui ci alziamo e il momento in cui iniziano i nostri obblighi, qualunque essi siano. Ecco, nel mio caso mi sono resa conto che il tempo ideale sono dalle 2 alle 3 ore prima di essere obbligata ad uscire, a essere in ufficio, eccetera. E niente, quindi direi che questo video può concludersi. Spero che vi sia stato utile, spero che vi abbia dato degli spunti interessanti. Fatemi sapere nei commenti, mettetemi like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi se volete vedere ancora il mio bel faccino mattutino. E niente, ciao ciao!